Buongiorno, in questa lezione parliamo degli integrali delle funzioni di una variabile reale. Data una f di x, con questo simbolo che si legge integrale della f di x in dx, con questo simbolo intendiamo quella funzione indicata con f grande di x, tale che la f grande di x derivata coincida con la funzione f minuscolo di x contenuta sotto il segno di integrale. Quindi abbiamo che la funzione f minuscolo di x sotto il segno di integrale è chiamata funzione integranda, dx è chiamato il differenziale e f grande di x è chiamata primitiva della f piccolo di x, della f minuscola di x. Quindi appunto la derivata della la primitiva corretta è quella la cui derivata coincide con l'integrando stesso. Quindi possiamo dire che l'operazione di integrale è l'operazione inversa di quella della derivata. In altre parole, la funzione f grande maiuscolo per derivata deve dare come derivata la funzione f minuscolo. Invece la f minuscolo darà la f maiuscolo sotto il segno di integrale. A questo punto si tratta di, date le varie funzioni f piccolo di x, di determinare la f grande. Vediamo alcuni metodi per determinare la f grande, la funzione primitiva di una certa funzione integranda, e alla fine vedremo, daremo il significato geometrico di questa operazione di integrazione. Adesso, abbiamo detto, la primitiva corretta si riconosce perché attraverso la verifica della proprietà per cui la derivata della primitiva f maiuscolo primo di x coincide con la funzione integranda. Allora scriviamo la primitiva, detta primitiva immediata, di alcune funzioni elementari. Se prendiamo la funzione x alla n dx e ci domandiamo qual è la primitiva della funzione x alla n, la domanda, la funzione della quale dobbiamo calcolare la primitiva è soltanto la f minuscolo di x. Il dx non fa parte della funzione di cui dobbiamo calcolare, di cui si deve calcolare la funzione primitiva. Dx è un simbolo che si mette e che è collegata alla funzione integranda attraverso l'operazione formale di moltiplicazione. Non svilupperemo qui la teoria astratta, complicata del differenziale, teoria che viene svolta, che si capirebbe nell'ambito di quella branca della matematica chiamata geometria differenziale, ma ci limitiamo soltanto a dare alcune proprietà meccaniche, alcune proprietà tecniche per svolgere questi integrali senza addentrarci nella intricata teoria del differenziale che, ripeto, viene sviluppata nell'ambito della geometria differenziale. Quindi il differenziale è una parte dell'integrale che viene collegato che si collega alla funzione integranda tramite l'operazione di moltiplicazione. Il suo ruolo essenziale verrà compreso nell'ambito del metodo di integrazione per sostituzione. Torniamo quindi alla primitiva di alcune funzioni elementari che possiamo anche elencare. Se consideriamo la funzione x alla n e ci domandiamo qual è la sua primitiva, possiamo scrivere immediatamente che la funzione 1 diviso n più 1 per x alla n più 1 più una qualsiasi costante c, questa funzione a destra dell'uguale è la funzione primitiva corretta. Perché? Ma perché se calcoliamo la derivata indicata con d
rispetto alla variabile x per comodità, di 1 su n più 1 per x alla n più 1 più c. Sappiamo che la derivata si calcola addendo per addendo e quindi avremo 1 su n più 1 per la derivata di x alla n più 1 che è n più 1 stesso per x alla n, cioè sottraiamo 1 all'esponente, più 0 perché la costante c dà risultato 0 sotto operazioni di derivazione. Uguale, semplifichiamo gli n più 1 e rimane appunto x alla n. Quindi la primitiva di x alla n è uguale a 1 fratto n più 1 per x alla n più 1, poi più c, più una costante c. Per quale motivo? Perché la verifica diretta della derivata di questa funzione primitiva ci ha fornito il calcolo della derivata della funzione primitiva, ci ha fornito direttamente la funzione integranda. Quindi è rispettata la definizione di funzione primitiva. Però questo risultato ha senso per tutti gli n. Per ogni n diverso da meno 1, perché se n fosse meno 1 nell'integrale iniziale, non avrebbe senso fare meno 1 più 1, 0, cioè x alla 0 fratto 0. Quindi vuol dire che questa formula non contiene il caso n uguale meno 1, che quindi andrà separato e scritto a parte. 2. Allora, il caso n uguale meno 1 avrà una regola di altro tipo, una regola che non rientra in questa struttura. Allora, n uguale meno 1 significa dà luogo a x alla meno 1, che significa 1 su x, 1 diviso x. Però adesso, invece di calcolare la primitiva del solo 1 su x, scriviamo al posto di x la sua generalizzazione. X è un polinomio di primo grado, è un particolare polinomio di primo grado. Poiché lo sforzo mnemonico non è eccessivo rispetto a considerare il solo polinomio di secondo grado x, consideriamo il generico polinomio di primo grado ax più b. Quindi n uguale meno 1 darebbe luogo a x alla meno 1 che è 1 su x. Invece di dare la regola del solo 1 su x, diamo la regola più generale perché mnemonicamente non è molto più complicato da ricordare, diamo la regola generale dell'integrale della funzione integranda 1 diviso un generale polinomio, un generico polinomio di primo grado, 1 fratto ax più b dx, uguale 1 fratto ax più b ha come primitiva la funzione 1 diviso a logaritmo di modulo di ax più b stesso e poi più la costante c. Lasciamo per esercizio la verifica immediata che la derivata di questa funzione a destra dell'uguale coincide effettivamente con l'integrando e quindi questa funzione qui a destra dell'uguale è la primitiva corretta. Poi scriviamo qui, passiamo alla regola per l'esponenziale. L'integrale dell'esponenziale e elevato ad a per x dx è uguale a 1 fratto a per e elevato a per x per e elevato ad a per x più c. Anche qui è immediato rendersi conto che la derivata di questa funzione coincide con la funzione integranda e elevata da x e quindi questa è la primitiva corretta. Poi consideriamo l'integrale di seno di a per x dx che è uguale a meno 1 su a coseno di a per x più c, anche in questo caso la derivata della funzione a destra si calcola immediatamente e si verifica che è uguale a seno di ax, quindi meno 1 su a coseno di ax più una costante c è la primitiva corretta del solo seno di ax. Poi integrale di coseno di a per x dx ha come primitiva 1 diviso a seno di a per x più c. Infine possiamo inglobare anche l'ultimo, integrale di 1 diviso x quadro più 1 dx, cioè 1 diviso un polinomio di secondo grado con il delta negativo, con il discriminante negativo, anzi facciamo una cosa, generalizziamo a 1 diviso x quadro più a quadro al denominatore, ha come primitiva la funzione 1 diviso a arco tangente di x fratto a e poi ancora più c.
ripetiamo, la derivata di tutte le funzioni a destra dell'uguale coincide sempre con il corrispondente integrando. Quindi queste sono le primitive corrette di queste funzioni integrande sotto segno di integrale. Adesso, la logica con cui si calcolano tutti gli integrali è quella di ricondurre attraverso vari metodi l'integrando che uno ha di volta in volta a uno di questi sei. Questo è lo scopo il modo con cui si affronta un qualunque integrale. Vediamo quali sono i cosiddetti metodi di integrazione. Allora, illustriamo il metodo per parti. Integrale, il metodo di integrazione detto metodo per parti. Metodo per parti. Allora, partiamo da questa identità. Se abbiamo il prodotto di due funzioni, f di x per g di x, e lo deriviamo rispetto a x, la derivata rispetto a x indichiamola con questo simbolo, derivata rispetto a x del prodotto di f di x per g di x, che cosa otteniamo? Otteniamo il risultato, che conosciamo dalle regole di derivazione, derivata di f di x, adesso qui non riporto rispetto a x perché lo sottintendiamo, derivata della f di x per la g di x non derivata, più la f di x non derivata per la derivata della funzione g di x. Da questa uguaglianza possiamo esplicitare ad esempio il secondo addendo e scrivere f di x derivata della g di x uguale, questo secondo addendo a quanto è uguale? È uguale alla derivata di tutto il prodotto, cioè a tutto il primo membro, meno quest'altro addendo del secondo membro. Questo addendo del secondo membro va cambiato di segno qui al primo membro. Quindi f di x derivata di g di x, ecco, l'abbiamo copiato qui al primo membro, è uguale a tutto il primo membro, derivata di f di x per g di x, meno derivata di f per g non derivato, scriviamolo così, derivata di f di x, g di x non derivato, lo scriviamo qui a sinistra. Arrivati a questa uguaglianza, adesso, integriamo ambo i membri, cioè copiamo ambo i membri, f di x derivata di g di x uguale derivata di f di x per g di x e poi meno g di x derivata di f di x. Abbiamo copiato la riga sopra, l'abbiamo trascritta qui sotto, in modo da mettere integrale al primo membro uguale integrale al secondo membro. Ora, l'integrale al secondo membro, l'avrei dovuto dire prima, la proprietà cruciale dell'integrale, la proprietà iniziale, la prima proprietà dell'integrale è la medesima della derivata, ovvero l'integrale di a per f di x più b per g di x, in parentesi quadra, dx, è uguale a integrale di f di x, dx, più b integrale di g di x, dx. Questa proprietà, ricordiamo, l'abbiamo già vista riguardo alla derivata, e si chiama proprietà di linearità, ovvero, la leggiamo in questo modo, integrale di una combinazione lineare di due funzioni f di x e g di x mediante coefficienti numerici a e b è uguale alla combinazione lineare dei due integrali. Quindi si integrano le sole due funzioni e i medesimi coefficienti si mettono poi fuori dall'integrale. Questa è la proprietà di linearità che l'integrale eredita dalle regole di derivazione, dalle proprietà della derivata. Quindi, quando, tornando al metodo per parti, abbiamo detto integriamo ambo i membri, questa riga l'abbiamo copiata sotto, e poi integriamo il primo membro, uguale integrale del secondo membro. Ma poiché il secondo membro è una combinazione lineare, è una somma di due termini, l'integrale, per la proprietà di linearità, si separa addendo per addendo. Adesso, il primo membro lo copiamo, f di x derivata di g di x. Dx, qui non l'avevo scritto, adesso qui lo scrivo, lo riporto, uguale. L'integrale di una derivata è uguale alla funzione su cui agisce la derivata, perché immaginiamo, questo f di x per g di x è una funzione. Di questa funzione f di x per g di x facciamo la derivata. Dopodiché
dopo, sulla funzione derivata di f di x per g di x, andiamo a calcolare l'integrale. Quindi l'integrale del primo termine a destra dell'uguale al secondo membro è semplicemente f di x per g di x, perché se si vuole la derivata di questo f di x per g di x, la derivata, eccola, coincide direttamente con l'integrando, in cui appunto si legge derivata di f di x per g di x meno integrale di g di x derivata di f di x, e possiamo qui mettere dx. Ora, questa è l'identità chiamata anche formula del metodo per parti, per l'integrazione per parti. Quando dobbiamo integrare per parti, quando abbiamo un'integrale e vogliamo applicare il metodo per parti, dobbiamo in primo luogo trasformare l'integrando, trasformarlo in una forma avente questa struttura, cioè una derivata in mezzo fra due funzioni, con la convenzione che l'operatore di derivazione agisce sempre a destra. Quando l'integrando assume questa forma, cioè è il prodotto di una funzione per la derivata di un'altra, applichiamo questa identità che si legge in questo modo: si moltiplichino le due funzioni a sinistra e a destra della derivata, senza integrale, qui l'integrale non c'è nel primo termine, meno un altro integrale avente la stessa struttura del primo membro, in cui però le due funzioni sono scambiate, sempre con la convenzione che la derivata poi agisce alla sua destra. Vediamo un esempio di applicazione. Supponiamo di voler integrare, di voler calcolare integrale di x per e alla meno 4x dx. Guardiamo l'integrale, decidiamo di applicare questa formula. Allora, per applicare questa formula dobbiamo porre questo integrando in questa forma, ovvero uguale integrale con una derivata, in mezzo. E dobbiamo mettere una f di x e una g di x a sinistra e a destra della derivata, con la convenzione che la derivata agisce a destra, ma in modo tale da non modificare la sostanza dell'integrando di partenza, naturalmente. Allora, è evidente che se mettessimo x qui a sinistra e e alla meno 4x fratto meno 4 qui a destra, volendo si può mettere anche un inutile parentesi intorno a x, come si vede l'integrando ha la forma dell'integrale per parti, del primo membro della formula per parti, però coincide anche con l'integrando di partenza, perché la derivata dell'esponenziale è l'esponenziale per meno 4, il meno 4 che esce dalla derivata si semplifica con il meno 4 al denominatore, quindi questa derivata a destra ci dà soltanto l'esponenziale per x come era in origine. A questo punto applichiamo la formula sopra, uguale, moltiplichiamo le due funzioni senza integrale, senza derivata, eccole, f per g, estraiamo la x e questa parentesi, le due parentesi tonde, cioè uguale meno un quarto x per e alla meno 4x. Poi dobbiamo fare meno integrale di nuovo con queste due funzioni scambiate. Quindi e alla meno 4x fratto meno 4 viene a sinistra, derivata del solo x, dx. Uguale, proseguiamo con i conti, uguale meno un quarto x per e alla meno 4x. Poi qui abbiamo meno meno più un quarto, il coefficiente un quarto per la proprietà di linearità lo possiamo portare da dentro a fuori l'integrale, in questo caso, quindi meno meno più un quarto, integrale di e alla meno 4x per la derivata di x, ma la derivata di x fa 1, quindi qui per 1 non lo scrivo, rimane dx, uguale. Come si vede, eravamo partiti da questo integrale, che non stava in questa tabella, non sta in questa tabella, nella tabella degli integrali immediati, non è uno di questi. Ma dopo aver applicato il metodo per parti, l'integrale residuo che rimane è uno della tabella vista prima, perché è del tipo esponenziale di un coefficiente per x, che ha come primitiva lo stesso esponenziale diviso il coefficiente di x. Quindi uguale meno 1 su 4x, meno un quarto x e alla meno 4x, è il primo termine trascritto, poi più un quarto
Questa primitiva è questa integrale ha come primitiva e alla meno 4x fratto meno 4 più c uguale meno un quarto x per e alla meno 4x. Qui più per meno un sedicesimo, 4 per 4 al denominatore, e alla men 4x più costante c. Lasciamo per esercizio la verifica che la derivata di questa primitiva, di questa funzione, non la chiamiamo ancora primitiva, coincide effettivamente con x per e alla men 4x. Allora è la primitiva corretta perché la sua derivata coincide con l'integrando, secondo la definizione di primitiva. L'altro metodo che possiamo usare, o meglio, facciamo un altro esempio di applicazione del metodo per parti. Calcoliamo un altro integrale per parti. Immaginiamo di avere x quadro per logaritmo di x, dx. Per applicare il metodo per parti dobbiamo porre la funzione integranda in questa forma. Una funzione per la derivata di un'altra funzione. Cioè dobbiamo scrivere uguale, integrale, mettiamo qui una derivata e poi mettiamo dx. Dobbiamo mettere adesso due funzioni, una a sinistra e una a destra della derivata, senza alterare la sostanza di questa funzione integranda. Quindi si capisce subito che se qui mettessimo logaritmo di x derivata di x cubo terzi, poiché la derivata di x cubo terzi è 3x quadro terzi, cioè x quadro, la derivata riproduce x quadro e il logaritmo è quello che c'era anche prima. Mettiamo le due parentesi inutili per dire che questo integrando è della forma parentesi tonda derivata di un'altra parentesi tonda. L'identità per parti che cosa prescrive? Che quando l'integrando ha questa forma si debbono moltiplicare le due funzioni senza integrale e senza derivata e si deve sottrarre l'integrale delle due funzioni scambiate. Quindi qui possiamo fare uguale. Il prodotto delle due funzioni è x al cubo terzi per logaritmo di x meno integrale di la funzione a destra va a sinistra, x cubo terzi, derivata di logaritmo di x, dx, uguale. X cubo terzi, logaritmo di x, si trascrive perché non ha più l'integrale, meno un terzo, lo mettiamo fuori dall'integrale, integrale di x cubo, la derivata del logaritmo di x è 1 su x, e poi dx, uguale. X cubo terzi logaritmo di x meno un terzo integrale di x cubo fratto x fa x quadro dx uguale. Come si vede l'integrale residuo è il primo della tabella perché n è diverso da meno 1. Qui abbiamo x elevato al quadrato, x elevato a n uguale 2, che quindi diverso da meno 1. E questa regola qual è? La primitiva di x alla n è x elevato a un esponente coincidente poi col denominatore. E esponente e denominatore coincidenti sono una unità in più dell'esponente di partenza nell'integrando. Quindi abbiamo uguale x cubo terzi logaritmo di x meno x cubo terzi, anche in questo caso, ma x cubo fratto 3, il fratto 3 che esce, si moltiplica con questo 3 al denominatore fuori dall'integrale, quindi viene meno un nono x al cubo più c. Questo è il risultato e lasciamo come esercizio la verifica che la derivata di questa funzione coincide con x quadro logaritmo di x, cioè con l'integrando, e quindi questa è la primitiva corretta. Vediamo adesso il metodo di sostituzione. Il metodo di sostituzione consiste in questo procedimento. Immaginiamo di avere f di x dx, di avere un integrale di f di x dx. Quello che si può fare è la seguente cosa. Possiamo porre x uguale, per questo motivo si chiama metodo di sostituzione, perché sostituiamo la x con qualche altra espressione. X uguale la possiamo chiamare g di t. Possiamo porre x uguale a una funzione g di t, a un'altra funzione della nuova variabile t.
A questo punto, ricordando la proprietà del differenziale, abbiamo che dx è uguale alla derivata di g di t, indicata con g' di t, dt. Questa relazione l'abbiamo vista quando abbiamo parlato del differenziale, perché noi dobbiamo fare dx differenziale del primo membro uguale differenziale di g di t. Ma abbiamo detto, il differenziale di una funzione è uguale appunto alla derivata della funzione stessa per il differenziale della variabile. Questa formula, oltre che dalla trattazione fatta in una lezione precedente sul differenziale, la possiamo anche ricavare immediatamente da questa considerazione. Se la derivata g' di t la indichiamo con il simbolo di Leibniz, dg su dt, da questa uguaglianza possiamo ricavare formalmente dg uguale g' di t per dt. Naturalmente questo è un passaggio formale, perché dg e dt, i differenziali, sono simboli, non sono numeri. Però se sviluppassimo la teoria nell'ambito della geometria differenziale, la teoria del differenziale, scopriremmo che i differenziali nel simbolo dg su dt si comportano alla stregua dei numeri, quindi dg su dt si comporta a tutti gli effetti come una frazione. A questo punto, allora, se sostituiamo, ecco perché si chiama metodo di sostituzione, l'integrale iniziale era integrale di f di x dx, eccolo qui, scritto qui. Lo trascriviamo qui sotto e sostituiamo. Integrale di f di x, ma x l'abbiamo posto uguale a g di t. Dx, dx è uguale a g' dt. Quindi, nell'integrale iniziale avevamo l'integrando f di x di variabile e differenziale dx. L'integrale finale ha come integrando tutta questa funzione della nuova variabile t, f di g di t per g' di t, e il nuovo differenziale dt, il nuovo differenziale della nuova variabile. Adesso, il metodo per sostituzione naturalmente si basa sul fatto che quando abbiamo un integrale f di x dx iniziale, la sostituzione che scegliamo sarà quella che poi darà luogo a tutto questo nuovo integrando nella variabile t che sia più semplice di quello iniziale. Possibilmente cerchiamo una sostituzione x uguale g di t che dia luogo a una nuova funzione di t, al nuovo integrando di t nella variabile t, che sia uno di questi nella tabella, considerata inizialmente, vista inizialmente. Vediamo un esempio di applicazione, qualche esempio di applicazione di questa formula. Abbiamo integrale di... naturalmente, chiedo scusa, prima di vedere qualche esempio, voglio osservare che abbiamo detto inizialmente, qui poniamo x uguale g di t, ma può darsi pure che si debba sostituire, quindi partiamo dall'integrale f di x dx. Però, partiamo da questo integrale, però può accadere che la sostituzione non sia del tipo x uguale g di t, ma t uguale una h di x. Se queste due funzioni si possono scrivere entrambe in modo esplicito, in forma chiusa, la g di t è l'inversa della h di x e viceversa, la h di x è l'inversa della g di t. Altrimenti, se non si possono scrivere le inverse in modo esplicito, ci teniamo la funzione così come la introduciamo e sviluppiamo il procedimento, il calcolo con questa funzione. Quindi, se ponessimo t uguale h di x, poi il differenziale dt sarà uguale a h' di x dx. E se h' di x dx dovesse coincidere con tutta una parte dell'integrale iniziale, allora la sostituzione, magari in questo caso non la possiamo indicare, rappresentare in questo modo, però andremo a sostituire nell'integrale iniziale
i vari termini t uguale h di x o dt e poi dt uguale h primo di x li andremo a, a sostituire in interi pezzi della funzione integranda, compreso il dx. Quindi, quando la sostituzione la facciamo non ponendo la variabile iniziale uguale a una funzione di un'altra variabile, ma una nuova variabile uguale a una funzione della vecchia variabile, quando sostituiamo in questo modo e non possiamo invertire la funzione in questa forma, allora dovremo sostituire, allora non sostituiremo parzialmente la x in f di x e poi il dx al posto del dx, ma sostituiremo tutto il differenziale nella nuova variabile, tutto il dt, ad alcune parti di questa funzione. Vediamo un esempio, vari esempi di applicazione del metodo di sostituzione. Consideriamo ad esempio l'integrale di 1 fratto 2x più radice di x per dx. Per applicare il metodo di sostituzione dobbiamo scegliere adesso la funzione da sostituire. In questo caso cosa poniamo? X uguale o t uguale? Ma in questo caso è equivalente, come adesso vedremo. Decidiamo di effettuare quella sostituzione che elimina la radice quadrata. Quindi possiamo porre x uguale t quadro, perché la radice di x poi sarà la radice di t quadro che diventerà t senza più la radice. Ma a questa sostituzione corrisponde anche t uguale radice di x. In questo caso x uguale g di t o t uguale h di x, le due sostituzioni indicate prima, x uguale g di t o t uguale h di x, le possiamo scrivere entrambe, perché possiamo invertire le funzioni. E allora abbiamo questa comodità che ci permetterà di fare i calcoli prima. T uguale radice di x lo useremo alla fine. Da x uguale t quadro cosa discende? Che dx è uguale a d di t quadro, che è uguale alla derivata di t quadro, che è 2t per dt. Quindi andiamo a sostituire: integrale di 1 su 2x più radice di x dx uguale integrale 1 diviso 2x vuol dire 2t quadro, più radice di x vuol dire più la radice di x, eccola, è uguale a t, la radice di x è uguale alla radice di t quadro, che è t, per dx, ma dx è uguale a 2t dt, quindi qui mettiamo 2t dt, uguale, questo 2 al numeratore lo portiamo fuori dall'integrale, integrale, t rimane t per 1t, diviso, al denominatore scomponiamo, t in evidenza, 2t più 1, e poi dt, uguale, 2 fuori rimane, adesso t e t al numeratore e al denominatore si semplificano, rimane integrale di 1 diviso 2t più 1 per dt, uguale, a questo punto osserviamo che l'integrando finale dopo la sostituzione si è semplificato, mentre quello iniziale non appartiene alla tabella, quello finale sì, perché è 1 diviso un polinomio di primo grado, cioè è del secondo tipo. A quanto è uguale la primitiva della funzione 1 diviso polinomio di primo grado? È uguale a 1 diviso coefficiente della variabile per logaritmo di tutto il polinomio di primo grado in modulo più la costante. Ecco la regola. Quindi uguale, 2 davanti rimane. Poi 1 diviso 2, 1 fratto il coefficiente della variabile per logaritmo di modulo di tutto il polinomio di primo grado più c. Uguale. 2 mezzi lo semplifichiamo e il coefficiente diventa 1. Rimane quindi logaritmo di, aperta parentesi, 2t più 1 lo scriviamo come 1 più 2t. Prima 1 scriviamo, 1 più 2t. Ma t è uguale alla radice di x. Allora possiamo eliminare il modulo perché tanto 1 più 2 radice di x è automaticamente positivo nel dominio della radice, che sono le x maggiori o uguali di 0. E poi c'è più c. Lascio al solito come esercizio la verifica che la derivata di questa funzione coincide con l'integrando. Quindi questa è la primitiva corretta. Vediamo un altro esempio di applicazione del metodo per parti, che è integrale di
ad esempio, e elevato a x quadro più 4x per x più 2. Questa è la funzione integranda e poi ovviamente per dx. Adesso questa funzione integranda ovviamente non è una di quelle riportate nella tabella e quindi che metodo usiamo? Beh, decidiamo di utilizzare il metodo per sostituzione. Qui il metodo per parti non funzionerebbe. Il metodo di sostituzione però adesso ci richiede di scegliere una sostituzione. Osservando i vari termini che compaiono nell'integrale, osserviamo che il fattore x più 2 moltiplicato per l'esponenziale, a meno di un fattore 2, coincide con la derivata dell'esponente. Allora possiamo porre, stavolta, una nuova variabile t uguale a tutto l'esponente, cioè t uguale x quadro più 4x. In questo caso x uguale, in altre parole abbiamo posto, come abbiamo detto prima, t uguale h di x. Però in questo caso non riusciamo a ricavare, a invertire, a esplicitare la variabile x per scrivere x uguale la g di t. Quindi continueremo con la sola funzione, la sola sostituzione t uguale h di x, da cui discende dt uguale h' di x di x. Ovvero dt uguale d di tutto x quadro più 4x, che è uguale alla derivata di x quadro più 4x, cioè 2x più 4 in parentesi dx, cioè per il differenziale della variabile. Uguale, 2x, in 2x più 4 mettiamo in evidenza il 2 e ci viene 2 per x più 2 dx. A questo punto, uguagliando il primo e l'ultimo termine, abbiamo dt uguale 2 per x più 2 dx. E osserviamo che il solo x più 2 dx coincide con tutta una parte dell'integrale, compreso il differenziale. Quindi possiamo isolare x più 2 dx, tutto x più 2 dx è uguale a dt fratto 2. E allora possiamo sostituire integrale, avevamo in origine, integrale di e alla x quadro più 4x per x più 2 dx diventerà integrale di e elevato al suo esponente, ma l'esponente l'abbiamo chiamato t, quindi scriveremo e alla t. Tutto x più 2 dx coincide con dt mezzi. Dt fratto 2 uguale 1 mezzo, lo portiamo fuori dall'integrale, e alla t dt. Quindi, come si vede, osserviamo che noi non sappiamo, non abbiamo scritto x uguale l'espressione della x non ce l'abbiamo, x uguale una funzione di t non ce l'abbiamo, ma non è servita perché abbiamo sostituito per intero x più 2 dx, senza sapere quanto valgono parzialmente il solo x più 2 e il solo dx. Quando siamo arrivati qui, ovviamente l'integrale residuo è quello di e alla t, ma e alla t è quello della tabella, quindi uguale 1 mezzo, la primitiva di e alla t è e alla t stesso, più c, uguale 1 mezzo, e al posto di t andiamo a rimettere il suo significato, la sua posizione. T era stato posto uguale a x quadro più 4x. Quindi in conclusione, e alla t, al posto di t, rimettiamo x quadro più 4x e poi più c. Al solito lascio come esercizio quello di verificare che questa funzione dà come derivata proprio tutto l'integrando che è questo senza il dx. E allora è la primitiva corretta. Al posto di t, nell'ultimo passaggio abbiamo risostituito il significato di t. T era uguale a x quadro più 4x. Dopo aver visto aver visto il concetto di integrale immediato e il metodo per parti e per sostituzione con degli esempi di applicazione, chiudiamo questa lezione in modo da proseguire con la prossima con alcune proprietà dell'integrale le proprietà legate all'area compresa fra l'asse x e la curva che rappresenta la funzione.
Grazie dell'attenzione e appuntamento alla prossima lezione.